perché una società vada bene, si muova nel progresso, nell'esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito, del bene, dell'amicizia, perché prosperi senza contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore. Basta che ognuno faccia il proprio dovere. Il coraggio di ogni giorno è anche quello di giovani che decidono di impegnarsi attivamente per la propria comunità, anche quello di giovani che decidono di indossare la fascia tricolore e di candidarsi per la propria comunità. Ed è il coraggio che oggi vi raccontiamo di un giovane della provincia di Bergamo, andiamo ad onore. Abbiamo con noi in collegamento Michele Schiavi. Grazie Michele per essere con noi. Grazie a voi, buongiorno e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, in realtà Michele è giovanissimo, forse i nostri telespettatori non lo sanno, ma è classe 1999, 23 anni, e in realtà già da 3 anni sindaco di onore questo paese in provincia di Bergamo. Michele, cosa ti ha spinto in realtà ad impegnarti per la tua comunità? Perché un ragazzo termina le scuole superiori, inizia l'università, perché sei uno studente anche di giurisprudenza all'Università di Bergamo, perché impegnarsi, prendere diciamo questo fardello, come si dice di solito? Hai detto giusto, alla fine del primo anno di università io sono diventato sindaco del mio paese con una squadra di ragazzi e ragazze, ma di persone di tutte le età che hanno deciso insieme a me di candidarsi ad amministrare onore. La risposta principale che posso dare a questa domanda è la passione, veramente, la passione sia per la propria comunità, e questo è il primo motore, la benzina che noi possiamo mettere all'interno del motore, della voglia di candidarsi, quindi proprio la passione, il poter fare qualcosa di concreto per il proprio paese, ma poi c'è anche la passione per la politica, per l'impegno civile. Io sono sempre stato molto scarso a calcio in tutti gli altri sport, quindi per forza di cose devo trovarmi un'altra passione, ed è da quando ho 14 anni che quella della politica è la mia prima e grande passione. Quindi un hobby, diciamo, non quello sportivo, ma quello appunto della politica, dell'impegno per la comunità. Chiederei anche a Regia di mandare 2 immagini che abbiamo, perché Michele è anche componente del Consiglio Nazionale dell'ANCI e so che sei stato il 2 giugno alla parata del 2 giugno per la Festa della Repubblica a Roma, anche con altri sindaci d'Italia. Ecco le immagini che ci sta mandando la Regia. È stato un 2 giugno finalmente dove si è tornati in piazza, anche il Presidente della Repubblica per la prima volta dopo 2 anni ha voluto, diciamo, ritornare con questa parata in grande stile a Roma. Ti chiedo, anche diciamo nel tuo comune, onore, quali sono state le responsabilità che un sindaco, soprattutto della tua età, ha dovuto affrontare in questo periodo, come sappiamo, molto particolare sotto il versante socio-economico, ma soprattutto dopo la pandemia, dalla quale ne stiamo ancora uscendo oggi? Sì, è stato un 2 giugno finalmente in presenza, un 2 giugno di piazza, e permettimi di dire che per chi come me fin da bambino seguiva la parata in televisione e l'aspettava con veramente tanta voglia di vedere sfilare i nostri corpi armati e corpi di polizia dello Stato, potervi partecipare in prima persona è stata una grandissima emozione, ancora di più farò la presenza del Presidente della Repubblica. Quindi finalmente siamo tornati in presenza dopo 2 anni, come giustamente ricordavi, molto difficili. Il Comune di Onore si trova in Valseriana, che è stata una delle valli più colpite dalla pandemia da Covid-19, quindi sappiamo e abbiamo vissuto in prima persona quello che è il Covid e come lo è stato nel periodo più duro in assoluto, che è stata la primavera del 2020. Nonostante questo, la voglia di ripartire e anche la necessità dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista delle relazioni sociali, della voglia veramente di stare insieme è tanta, ed è essenziale da questo punto di vista ripartire. Come lo stiamo facendo e come lo stiamo affrontando? Creando delle occasioni di incontro, perché abbiamo notato e stiamo notando che una delle difficoltà maggiori è proprio quella di riportare soprattutto i più giovani fuori di casa, fuori dagli ambienti chiusi e fuori anche dall'utilizzo, diciamo così, anche esagerato di quelli che sono i dispositivi tecnologici, che sono stati sicuramente un grande aiuto durante il periodo della pandemia, ma adesso veramente c'è bisogno di tornare alla vita vera, alla vita reale, senza abbandonare ovviamente del tutto quelle che sono state le innovazioni introdotte durante la pandemia, ma tornando però a confrontarsi veramente in prima persona. Un'ultima domanda, Michele. Il fatto di avere un sindaco giovane, ecco, di 23 anni, sta in qualche modo secondo te aiutando? Qual è il feedback che hai soprattutto nel tuo territorio? Sta aiutando i giovani a riavvicinarsi alla politica, a riappropriarsi della cosa pubblica?
Io sono convinto che i giovani abbiano molta voglia di dire la loro per quanto riguarda la cosa pubblica e dire la loro in realtà su tutto. Non credo alla narrazione che i giovani d'oggi non abbiano voglia, passione o competenza di fare le cose. Spesso partiamo però da un presupposto, cioè quello che un giovane per forza è una persona non capace o incapace di prendere determinate decisioni. Invece anche questa recentissima tornata elettorale ci conferma che dove i giovani e i giovanissimi si candidano anche a sindaco, quindi anche a ruoli di responsabilità molto importanti. Spesso le comunità locali decidono di crederci e di dare grande fiducia. Qui ad onore sicuramente ha aiutato in parte il fatto di essere un sindaco molto giovane. Io sono diventato sindaco a 20 anni, come giustamente prima ricordavi, e questo in qualche modo fa sì che i giovani del territorio, anche di comuni limitrofi, spesso vengano magari a confrontarsi anche con me prima di proporre all'interno del loro comune un determinato progetto, una determinata idea o addirittura la propria candidatura. Io penso che questo sia un aspetto molto bello e positivo, perché dove c'è qualcuno che vuole prendersi cura del proprio territorio, il territorio non può che stare bene. Grazie, grazie Michele. Siamo certi che in realtà anche per te, come per tutti coloro che semplicemente facendo il proprio dovere, ecco, come si diceva, fanno qualcosa per la nostra comunità, sicuramente tante saranno anche le soddisfazioni e i nuovi successi per te. Grazie per essere stato con noi e ci auguriamo di poterti anche incontrare presto qui a San Giovanni Rotondo. Grazie. Grazie mille a voi, buon lavoro. Grazie per essere stati con noi e vi diamo appuntamento a domani per una nuova pillola del coraggio di ogni giorno. Credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare senza lasciarci condizionare.